Questa è una sicurezza che viene diramata ai genitori e ai bambini a un territorio. Questo è un momento delicato per l'Abruzzo, dopo il 24 agosto si pensa proprio a quella che è la sicurezza, ai controlli. Allora Santa Teresa oggi inaugura un polo che è stato messo a norma e sono stati conclusi dei lavori importanti. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna investire nelle scuole, soprattutto nella sicurezza delle scuole. Noi questo è il secondo intervento di una fatta in città e un terzo lo inaugureremo tra qualche giorno. Quindi è il miglior investimento possibile oggi nella nostra città. E noi preventivamente abbiamo messo in piedi un progetto di adeguamento sismico della struttura, quindi è stato adeguato sismicamente tutta la struttura in cemento armato e poi abbiamo fatto dei miglioramenti limitatamente alla copertura rifatta da capo, le porte, tutto l'impianto elettrico oggi a LED, le tapparelle, insomma un bel lavoro, una scuola nuova. Per poter fare questi interventi c'è stato l'intervento della Regione, sì, con un finanziamento? Assolutamente sì, quindi un ringraziamento alla Regione Abruzzo, oggi è presente il governatore D'Alfonso proprio qui ad inaugurare questa scuola ed è importante questa sinergia comuni e enti sovraccomunali perché da lì che devono arrivare le risorse.